Ciao, sono Lemo Giulia, ho 23 anni, mi sono laureata ad aprile 2020 in scienze infermieristiche e lavoro presso una struttura a Nettuno. Allora, noi siamo divisi in tre turni, mattina, pomeriggio, notte. A seconda della tipologia del turno abbiamo delle mansioni diverse. Principalmente la mattina prepariamo la sederapia per i pazienti, dopodiché entriamo nelle ale dove ci sono i pazienti Covid. Sono stata contagiata anch'io, è stata dura, è stata difficile più che altro perché anche se sei giovane vivi comunque con l'incertezza ogni giorno che le tue condizioni possano peggiorare. Poi, dopo che comunque magari dici ho passato la fase critica, arriva il periodo in cui tu ti senti completamente isolato, ti senti solo. Comunque stai in casa e non puoi avvicinarti a tua mamma, a tuo papà, non puoi vivere quei momenti di vita quotidiana che magari ti sembrano normali, ma in quel momento vengono a mancare. Una volta guarita, io personalmente ho avuto anche dei problemi a livello sociale, nel senso che uscire per me era diventata un'ansia, per paura di comunque poter riprenderlo. Anche a livello fisico ancora porto degli strascichi, per esempio l'affanno, il mal di testa, ci sono tante piccole cose, però posso dire che sono stata molto fortunata.